I video sulla produttività sono una fregatura, è una verità a cui dobbiamo arrivare sia tu che io, perché io stesso vivo la produttività su YouTube come una forma di procrastinazione. Credo che ormai siamo in tanti ad essercene resi conto. Cominciamo a guardare un video di Mattavella per sentirci ispirati e dopo 3 ore stiamo ancora guardando video su come fare il miglior setup di Notion possibile e immaginabile. Questa è una trappola subdola, un qualcosa che ci trae facilmente in tentazione perché mentre lo facciamo ci sentiamo bene, ci sentiamo produttivi, pensiamo di star facendo qualcosa di utile per noi e per la nostra giornata. In realtà quello che stiamo facendo non è così diverso dallo scrollare TikTok o scrollare Instagram. Quello che succede all'interno del nostro cervello credo sia molto simile. Semplicemente stiamo continuando ad assorbire contenuti, a vedere cose, a distrarci, nella speranza che prima o poi qualcosa di valore arrivi. Se voleste approfondire un po' come funziona il meccanismo anche a livello chimico, se vogliamo, nel nostro cervello ci sono tantissime risorse su come funziona la dopamina, c'è anche tanta misinformazione in merito, quindi cercate delle risorse più autorevoli. Quella commerciale più famosa forse è Huberman, c'è anche un altro libro molto popolare che è Hooked, che spiega anche come le applicazioni come Instagram, come YouTube, come Twitter hanno utilizzato questi meccanismi per creare delle forme di dipendenze, quindi potete cominciare da lì e poi espandere oltre. Ma in ogni caso il concetto rimane lo stesso. Il nostro cervello sta giocando a delle slot machine dove noi mettiamo dei soldi, il nostro tempo, ma non riusciamo a prendere in considerazione, quando poi il nostro cervello decide se continuare o no, la spesa che stiamo facendo, il tempo che stiamo mettendo. Stiamo solo pensando al fatto che potremo vincere, alla sensazione che abbiamo quando vinciamo, e quindi non ci concentriamo o non siamo in grado di fare un giusto rapporto tra costi e benefici. Questo è quello che ci frega, questo è quello che ci trae in inganno e questo è quello che moltissimi video sulla produttività si dimenticano di dire. Ci viene facile incolpare noi stessi e gli altri nel dire che siamo stupidi e che quindi rimaniamo ore e ore attaccate su TikTok o su Instagram, ma la realtà chiaramente è molto più complessa e ci sono dei motivi purtroppo biologici per cui queste cose accadono. Non fosse così sarebbe forse anche più facile cambiare i nostri atteggiamenti. Ma perché faccio questo video? Qual è il mio scopo? Beh, da una parte sicuramente voglio fare un appello a quelli di voi che come me si drogano di contenuto sulla produttività, che si sentono più giustificati a procrastinare guardando questi tipi di contenuti, usando la scusa che possono tornarci utili o che ci sono tornati utili in passato. Dobbiamo prendere coscienza del fatto che è un modo di procrastinare, è un modo che dovremmo usare come svago, più che come modo di informarci, di formarci, perché la maggior parte di questi video in realtà ripetono informazioni che noi già conosciamo. Sicuramente c'è valore anche nel sentirsi ripetere delle cose o magari lo stesso concetto ripetuto in maniere differenti può avere un impatto diverso su di noi, ma vi invito veramente a pensare da tutte le ore che avete investito nel vedere contenuti di questo productivity porn, come viene chiamato molto in America, quante di queste ore effettivamente siano state utili e se magari non avreste avuto risultati migliori per la vostra produttività facendo altro e concentrandovi su altro. C'è anche questa tendenza poi al voler ottimizzare delle cose che non ha senso ottimizzare. Se noi spendiamo veramente 10 minuti al giorno a lavorare sulle nostre email, quanto senso ha investire ore nel setupare la nostra inbox in maniera migliore, in modo che da 10 minuti passiamo a spenderne 8? Dipende, no? Chiaramente ci sono discussioni molto complesse su poi quanto questo ci potrà aiutare in futuro, quanto ci aiuta a sentirci tranquilli. Non sto dicendo che dovete rigettare l'idea di inbox zero, penso che quasi tutti possano beneficiarne, per esempio. Però sicuramente ci sono dei limiti, ecco, da mettere alla quantità di tempo che spendiamo nel pensare a come rendere le cose più produttive rispetto al tempo che poi spendiamo effettivamente a lavorare sulle cose su cui dobbiamo lavorare. Faccio questo video non solo per fare questo appello e per fare un po' servizio pubblico verso me stesso, perché io pure sono colpevole di questi atteggiamenti, ma anche per parlarvi di una nuova avventura che sto iniziando. Questa nuova avventura è un canale YouTube in inglese chiamato Done Smarter, dove troverete già al momento di questo video probabilmente un video abbastanza simile a questo, ma in inglese, forse con un editing un po' più curato, ecco, mettiamola così, con un po' più di informazioni, un po' più strutturato, fatto meglio perché lo sappiamo, qua in Italia noi ci piace la caciara, ci facciamo le cose low budget. E questo canale ha il nome, ha il logo, ha il feeling di un canale di produttività, quindi in un certo senso voglio un po' spiegare come voglio differenziarmi da l'altro tipo di contenuti di cui abbiamo parlato finora, cioè come voglio evitare questa trappola del productivity porn.
Innanzitutto non voglio diventare uno dei canali che già esistono su questo meta del productivity porn e quanto faccia male, non voglio continuare a fare video costantemente sul tema, cercherò di parlarne solo quando credo di avere effettivamente qualcosa di valore da aggiungere, da poter dire, da poter condividere, quindi proverò a limitarmi da quel punto di vista perché so che anche quello è un modo poi per creare contenuti che fanno procrastinare le persone. Dall'altro lato voglio concentrarmi sugli aspetti della produttività che vengono forse ignorati un po' di più dalla massa, quindi tutorial su strumenti o su workflow o su atteggiamenti che possono effettivamente aiutarci a velocizzare il nostro lavoro. Quindi un esempio può essere il video su Fiverr che ho rilasciato penso qualche settimana fa, non so come è lo schedule del canale al momento, ma quello è un esempio di uno strumento che noi come executive, come founder, come impiegati, qualunque cosa voi siate, possiamo usare per velocizzare il nostro lavoro, il lavoro del nostro team e raggiungere gli obiettivi che vogliamo. Un altro aspetto è concentrarsi su come capiamo quali sono le cose da fare, no? Riusciamo a capire il livello di importanza dei nostri task in modo da concentrarci sulle cose più importanti, come delegare task, come utilizzare strumenti di no code o strumenti di automazione per velocizzare dei task che altrimenti prendono molto del nostro tempo, quando ha senso farlo. Quindi questi sono i tipi di video, saranno video un po' più meta a volte e tanti tutorial pratici su strumenti che magari non hanno tantissima attenzione, quindi un po' meno Notion, un po' più Zapier, un po' meno recensione settimanale di un nuovo task manager, un po' più make, un po' più software, un po' più no code in generale, no? Quindi l'obiettivo è un po' questo, mostrarvi degli strumenti, dei metodi per fare le cose importanti da fare in maniera più efficace e veloce possibile. Quindi spero che questi temi vi interessino, alcuni video un po' come questo magari potrò farli sia in inglese che in italiano, ma se volete avere l'esperienza completa io vi consiglio fortemente di iscrivervi a Dan Smarter, il canale in inglese. E visto che parliamo di iscrizioni, vi ricordo anche che stiamo lanciando un progetto su Substack, dove fondamentalmente raccogliamo i video che vengono rilasciati su questo canale e in futuro anche su altri canali, vengono riassunti, messi in forma di email, in forma testuale, quindi credo che sia un buon modo di digerire le informazioni, a volte ci sono anche qualche referenza in più, ci sono più link per fonti, quindi assolutamente dateci un'occhiata, il link è in descrizione anche in questo caso, e spero che tutte queste cose in più che sto facendo possano darvi una mano e portarvi valore. Una domanda aperta per molti di voi a questo punto può essere: ma perché in inglese? Perché non continuare a fare video in italiano? Perché non farlo su questo canale? Da una parte YouTube premia sempre di più la verticalità dei canali e quindi voglio provare a separare le cose che faccio. Il canale Tommaso Di Stefano rimarrà un po' un acquazzaglio, un miscuglio. Sono passato dalla geopolitica a parlare di quello che poi faccio di lavoro con le startup, quindi capite che il marketing su questo canale non è la priorità principale. Però questo è un progetto che vorrei tenere verticale su questi temi, che magari vorrei rendere anche indipendente da me un giorno, quindi vorrei avere altre persone che ci fanno video, magari esperti di diversi settori che potranno coprire diversi argomenti. E poi la triste verità è che un canale un po' più specifico, magari un po' più di nicchia, che interessa a meno persone di questo tipo, per me ha più senso farlo in inglese. Penso di poter arrivare a più persone, anche a livello lavorativo magari diventa più spendibile, diventa più interessante, a livello di network magari mi permette anche di conoscere più startup che vengono da fuori, ok? E quindi sia questo canale Dan Smarter, sia la newsletter sarà forse in tutte e due le lingue, però saranno in inglese. Rapido, il progetto che avete visto su questo canale, Building Public, anche sarà in inglese. E quindi niente, mi sposterò un po' verso oltreoceano, mi dispiace, ma credo che purtroppo la maggior parte dei canali di questo tipo debbano andare in questa direzione. Comunque è quello che voglio fare io. Quindi io spero che questo video intanto vi abbia dato modo di riflettere sul modo in cui guardate e consumate contenuto relativo alla produttività. Spero anche che abbia interessato alcuni di voi al punto da iscriversi sia a Dan Smarter, che è la nostra newsletter su Substack. Se fosse questo il caso io vi ringrazio fortemente, ci vediamo anche lì e come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!